Uomini e donne, Alex e Alessandro stanno ancora insieme? Uomini e donne, Alex Migliorini e Alessandro D'Amico dopo la scelta, news sulla coppia del trono gay. Alex ha scelto Alessandro e lui non ha potuto far altro che rispondergli di sì. I due sembrano amarsi follemente e dopo la registrazione che li ha visti lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne, non si sono mai divisi, o quasi. A quanto pare, il loro amore è non solo sincero e reciproco, ma anche molto grande. Nel corso delle loro esterne, entrambi hanno mostrato di essere realmente legati l'uno all'altro. Seppur l'ex corteggiatore del trono gay non abbia trasmesso grande fiducia all'inizio, pian piano è riuscito a farsi conoscere e soprattutto a farsi apprezzare. Migliorini ha perso completamente la testa e crede che un uomo come D'Amico sia la persona giusta per lui e per il suo modo di essere. Sono talmente diversi, che insieme sembrano completarsi. Dopo la registrazione della scelta, che andrà in onda oggi lunedì 27 novembre 2017, i due hanno deciso di viversi appieno sin dal primo momento. Le presentazioni in famiglia sono già arrivate e il tutto è stato documentato attraverso alcune Instagram Stories. L'ex corteggiatore ha fatto conoscere la sua famiglia al suo nuovo fidanzato, portandolo a casa sua e facendolo restare a pranzo con tutti i suoi cari. La neocoppia ha anche deciso di trascorrere un po' di tempo insieme a Barcellona. Ricordiamo infatti che Alex era un po' perplesso di fronte alla vita che svolge abitualmente Alessandro. Quest'ultimo vive e lavora da anni tra Barcellona e Ibiza. Alex Migliorini e Alessandro D'Amico dopo Uomini e Donne, la vita insieme. In ogni caso, nonostante tutti gli ostacoli e i dubbi, Alex ha scelto Alessandro, provando a vivere con lui una grande e bellissima storia d'amore. Il pubblico sta approvando la loro relazione, tant'è che sui social hanno mostrato in molti il loro affetto nei confronti di questa fantastica coppia. L'ex corteggiatore non ha neanche perso un secondo per pubblicare alcune speciali dichiarazioni d'amore per il suo fidanzato.